Oggi siamo a Cento, in provincia di Ferrara, al Girone dei Golosi, in compagnia di due bei imprenditori nella ristorazione. Conosciamo il meglio. Oggi siamo a Cento in provincia di Ferrara, al Girone dei Golosi, in compagnia di Veronica e Simone, che sono i due titolari. Benvenuti. Grazie. Grazie. Signore e signori, innanzitutto partiamo dalle cose serie, cioè cosa stiamo bevendo? Stiamo bevendo un Trento Doc, dosaggio zero, della cantina Eredi di Aldo Covelli. È la grande, cin. Allora, ci cin, cin, cin. Buono, ma dubbi non ne avevo. Partiamo invece dai fondamentali. Vi ho chiesto cosa stavamo bevendo ed era ovviamente necessario, ma parlate un po' invece di che cos'è il Girone dei Golosi e perché siete finiti proprio ad aprire un locale come questo. Allora, il Girone dei Golosi è, è un ristorante che vuole essere più che un ristorante, una coccola proprio per, per le persone che entrano. Vogliamo far vivere delle belle esperienze. Siamo Simone, come abbiamo detto Simone e Veronica. Eh, io sono in cucina, quindi sono l'artefice dei piatti, che poi Veronica, come oste e sommelier, va a presentare e a proporre ai nostri clienti. In sala un locale molto intimo, nel senso che ci sono una ventina di coperti, poco, poco più, e quindi un servizio, diciamo di alto profilo, un'ottima cucina ricercata. Sì esatto, cerchiamo comunque di porre sempre tanta attenzione al cliente. Ottimo, e come siete finiti nelle grinfie di Ristoratore Top? Come ci avete conosciuto? Dov'è che ci eh, sia, le nostre storie si sono incrociate? Sono stata io la, la colpevole, eh, ti ho conosciuto a un corso di formazione dove hai tenuto uno speech e mi ha particolarmente colpito, quindi uscita da lì sono andata subito a comprare e brucio il tuo menù e da lì poi ho iniziato a seguire la pagina, il gruppo, abbiamo fatto poi una consulenza di check up e da lì poi abbiamo preso la decisione di intraprendere il percorso con, con voi. Un percorso insieme? Sì, Ottimo. Esatto. Grazie per la fiducia. La vostra consulenza l'hanno seguita Anna e Francesca, Francesca e Anna a seconda, tutte le volte dico sia da una parte che dall'altra così non metto in dubbio nessuno, sia in ordine alfabetico che non. E siete partiti da un inquadramento dell'identità differenziante sì. e poi abbiamo proseguito con una consulenza di eh, fidelizzazione. Ci raccontate un po' come è stato il processo? Magari partendo anche dalla consulenza di check up? Ma nella consulenza di check up abbiamo un po' raccontato quello che era il nostro ristorante, la nostra idea. e... E da lì hanno fatto, Francesca ha fatto un'analisi un di quello che era appunto il mondo della ristorazione intorno a noi, i nostri punti di forza e i nostri punti critici. E poi da lì abbiamo, hanno poi sviluppato quella che era la strategia appunto innanzitutto di rafforzare l'identità differenziante e quelli che erano poi tutti gli altri punti. Da, da rafforzare, diciamo, e, e da invece dare nuova vita a quelli che erano i punti critici. Tra le cose che avete messo in pratica, di cui vado più orgoglioso, c'è tutta la parte legata agli eventi. Avete infatti realizzato il Girone Academy e partirei da lui che così ci ha raccontato un po' che cos'è. Allora, il Girno Academy è una vera e propria scuola di cucina. Era un progetto che avevamo già da tanto in pancia, ne parlavamo, però. Non avevamo né la forza né il tempo di mettere in pratica, quindi dalla consulenza e dalla collaborazione con Francesca e Anna è sicuramente nata la, la realizzazione vera e propria di questo progetto. È una scuola di cucina, praticamente abbiamo un numero di partecipanti ridotto perché comunque tutti i partecipanti cucinano attivamente durante la serata, preparano un menù eh, eh, supervisionati da noi e poi dopo si siedono al tavolo e mangiano quello che hanno preparato. È un'esperienza molto bella, comunque divertente per tutti. E oltre, a, diciamo, oltre alla serata fine a se stessa, aiuta tantissimo a fidelizzare e a far affezionare i clienti perché trovano in queste serate proprio momenti di, di svago e di divertimento che servono nella vita quotidiana. Gli altri progetti, comunque, che abbiamo fatto e abbiamo approfondito con Anna e, e Francesca, sono sicuramente i percorsi di vini. Quindi, noi abbiamo sempre fatto serate degustazione però erano serate fini a se stesse, non avevamo creato un filone unico, non avevamo creato un percorso, abbiamo dato un nome e una struttura organizzata all'evento e il successo è stato ottimo. Cosa succede nei percorsi di vini? Allora, praticamente sono serate dove generalmente viene il produttore in sala a raccontare i propri vini, anche il produttore di cui stiamo bevendo la bollicina è stato da noi, e noi creiamo un menù abbinato ai loro vini, i produttori raccontano quello che, che stiamo bevendo, noi raccontiamo i piatti e la gente fa questa serata, questa degustazione con la presenza del produttore. Quindi è un modo sia per fidelizzare la clientela che magari per acquisire qualche cliente nuovo perché magari interessati alla cantina. Interessati alla cantina, interessati ai vini, tanti clienti che abbiamo, che abbiamo fidelizzato hanno iniziato a seguirci per le serate degustazione, per eventi sul vino. Esatto in effetti se io fossi in zona ma ve l'ho già detto sarei sempre qua perché la cantina è ricercata, i piatti sono ottimi e quindi probabilmente sarei proprio in target preciso eh? grazie grazie a voi e poi cos'altro abbiamo combinato insieme? Ah, abbiamo ripreso un po' quello che era il filone del nome del ristorante del girone dei golosi abbiamo riportato il filone letterario certo. che mancava un po' che in effetti... non si nota che siete appassionati no, perché... <ride> l'abbiamo un po' ripreso e... e abbiamo creato il piatto letterario che è appunto un fuori menù periodico Di solito una quindicina di, di giorni, insomma, eh, che si ispira a un filone letterario, quindi dal filone storico, il filone poesia, filone storia. Mi, mi rimane in mente quello del filone storia perché siamo andati a riproporre un tagliolino con, con gli scampi come si faceva negli anni Ottanta, nel, nelle vecchie quando andavi al mare a mangiare il pesce. Alla grande quindi e con quindi... panna immagino c'era un pochino? No, la panna no. <ride> Scusa, sulla, cucina, no, sulla cucina la panna assolutamente no visivamente era come quei tagliolini poi in realtà era molto, moder eh, molto più moderno non c'era panna, c'era una salsa molto più leggera però l'idea era proprio richiamare gli anni 90 anche un po' il kiss no, di quel piatto infatti abbiamo messo anche lo scampo intero sopra come si faceva all'invito sì sì assolutamente esatto e quello è divertente un altro piatto divertente che abbiamo fatto è stato quello con la guglia nel tema avventura abbiamo proposto l'aguglia imperiale, che è un pesce che tipicamente si, si pesca in Spagna. E allora ci è venuta in mente l'avventura e l'abbiamo abbinato a una crema salata di, di mandorle, un'insalatina e poi abbiamo spruzzato, eh, vaporizzato in, in tavola sopra un gin. Bellissimo! Quindi c'è anche l'effetto wow, esatto, esatto, esatto. Ma sì, il, eh, questo è stato proprio un divertimento per noi. È un modo anche questo per fidelizzare comunque. Per cui è molto intelligente in questo senso. Ottimo. Cosa ti viene in mente? Brunch. Assolutamente. I <ride> brunch me l'hanno che... parlato a lungo, infatti anche le ragazze, è una sì. cosa di cui vanno molto orgogliose anche loro. È un'idea che hanno avuto loro per eh, sempre portare i, alla ribalta diciamo, il filone letterario, però in chiave un po' più diciamo, smart. Quindi è una proposta che facciamo solamente il sabato a pranzo e la domenica a pranzo, e in realtà ovviamente a partire dalle 11 quindi poi si va, va a prendere la metà mattina e l'abbiamo sviluppato su due filoni, il filone classico e epico l'idea è appunto di avere delle proposte tra cui scegliere e ovviamente nell'epica c'è una proposta un po' più ricca con un calice di bollicina e poi ovviamente il caffè e questa è una proposta smart perché comunque abbiamo pensato il sabato e la domenica, chi non voleva fare il classico pranzo era una cosa carina da, da proporre, è una cosa che abbiamo iniziato a maggio e è piaciuta molto, adesso la riprenderemo a marzo, ma semplicemente perché prima c'è il carnevale qua. E certo, vi dedicate al carnevale. Da panico. E niente, poi è una cosa che ovviamente in estate con il Deore tutto va, va molto, di, molto di più, sì. E quella è stata una cosa carina che abbiamo fatto. C'è questo pregiudizio che in provincia, e io lo dico in maniera orgogliosa perché nato e cresciuto in provincia e poi tornato in provincia, per cui lo dico senza nessun giudizio, c'è Questo pregiudizio, appunto, che i provinciali in qualche modo non apprezzino queste cose un po' esotiche come il Branch. Voi che riscontro avete avuto? No, non era... soltanto il Branch, ma anche il percorso di vini, i percorsi il, divini, il, 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 il Girone Academy, tutte queste iniziative che sono un po', se volete, esoteriche, no? O possono essere approcciate così? Invece, voi che. No, la cosa... curiosità c'è, quindi, comunque, almeno a provare, sì, a provare vengono. Poi, ovviamente, l'Academy è piaciuta da subito come, come idea, i percorsi vini anche il branch, sì, anche quello incuriosisce, vengono, vengono a provarlo, anche perché è una cosa che qui noi siamo stati i primi, su cento, a, a proporre. Quindi, no, dai, da quel punto di vista siamo molto contenti dei risultati. E aggiungo un passaggio perché nel frattempo diciamo, avete preso consapevolezza del marketing e delle sue potenzialità, e adesso avete iniziato anche a fare le sponsorizzate. Quindi, se siete seguiti in un'agenzia? e eh, nostra partner, la Marengo Marketing ci può dire, credo, tanto Sì, ci sì, 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 assolutamente. <ride> Anzi, siete contenti e ehm... Perché avete deciso di iniziare a fare pubblicità online per il vostro ristorante? Posto che, se ve lo chiedo come una domanda retorica, perché io so perfettamente perché si fa pubblicità online, però ci sembra questo pregiudizio che in qualche modo non serva, che sia superfluo o che sia appannaggio di grandi aziende? Voi come l'avete vissuto? Beh, allora faccio un passaggio indietro sulla consapevolezza, perché la consulenza con voi ci ha proprio reso consapevoli di noi stessi e di quello che stavamo proponendo e delle potenzialità che avevamo. E da lì è proprio scattata la molla di fare il passo in più e. Ehm... Sì, ok, andavamo bene anche prima, però vogliamo sfruttare, infatti, una delle prime cose che abbiamo detto con Chiara e Francesca è vogliamo essere certi di sfruttare al 110% le nostre potenzialità. Quindi da lì è stato proprio naturale passare al marketing strutturato e serio, non la classica sponsorizzata da 50 euro che facevamo prima noi in maniera totalmente amatoriale. Avete già iniziato a vedere i primi riscontri? Sì. Intanto è bellissimo eh, l'interazione delle persone sui social. Io ci sono stato, si mangia benissimo, è consigliatissimo, sono bravissimi. Quindi questa forma di passaparola online che comunque rende tantissimo. E poi comunque abbiamo già visto gente che sta arrivando perché ci cioè, ha proprio detto, vi ho visto sui, sui social. Sì, sì, assolutamente. Alle volte eh, si tende un po' a banalizzare non questo, questo tema dei social, ma alla fine è tutto questo. Cioè è gente che vi vede online, è la vostra attività portata online, amplificata a tante persone che sono potenzialmente in target. Sì, esatto, anche perché... Avere un messaggio da dare, ma non essere in grado di darlo perché poi non è il nostro lavoro, fondamentalmente. Noi, noi facciamo da mangiare, lei cura i vini, fa servizio in sala, era anche un po', un po frustrante, comunque. Quindi, affidarsi a chi lo fa di lavoro e lo fa bene è stato assolutamente corretto. È un salto, certo. In più, avete inserito Platform, utilizzate anche quella come piattaforma, e prima mi. Davate un dato che mi ha fatto sorridere, perché ero contento di ciò, di un cliente che ha 56 visite su Plateform. Sì, sì, sì. ormai è quasi un amico e quindi potrebbe tranquillamente, ormai è, ma in realtà lui continua a prenotare da Plateform perché dice che è comodissimo e come ti raccontavo prima, quando mandiamo le mail con gli eventi, tempo 10 minuti, lui prenota anche a luna di notte con, con Plateform. Quindi sì, questo è, è stato sicuramente, Plateform ce l'abbiamo dall'inizio. Dall da quando l'avete lanciato, perché era il periodo del lockdown e facevamo l'asporto. Abbiamo visto crescere, <ride> ed è cresciuto molto bene il platform effettivamente. E siamo ancora all'inizio. <ride> sono tante cose da sistemare in, in platform, posto che oggi io sono molto soddisfatto della piattaforma che abbiamo, anzi ne vado orgoglioso, però sicuramente vediamo in potenziale tantissime cose ancora da ancora fare. Voi che la utilizzate ormai da tre anni quasi... E L'avete sicuramente vista crescere con noi. Sì, ecco. sì, sì, assolutamente. E partendo dalle prenotazioni acquisite contatti dei clienti con, cui, con i quali poi rimanete in contatto e organizzate gli eventi e li invitate. Sì, esatto. E da lì abbiamo poi creato anche il Salotto Buono. Sì, per darti un numero, negli ultimi otto mesi i contatti su platform sono cresciuti del 40-45%. Quindi direi un buon risultato. Ci siamo dati una, un numero da raggiungere con Chiara e Francesca. C'è ancora del lavoro da fare, però comunque insomma, ci stiamo arrivando. Sì, mettetevi l'impegno perché quello lì è veramente un asset fondamentale. Cioè, io più vado avanti, più mi rendo conto che sto tornando ai fondamentali del marketing. Che alla fine sono, ci sono dei clienti che vi scelgono, che sono affezionati a voi e voi semplicemente rimanete in contatto con loro, cioè cosa c'è di più naturale, di più ovvio? Ecco, per cui assolutamente. Ultima cosa, ma non per importanza, mi dicevate del salotto buono, questo circolo esclusivo, diciamo dei vostri clienti migliori: come lo gestite? Abbiamo la parte mail, sicuramente, anche se in realtà è una parte anche di messaggistica nel senso che quando ci sono degli eventi. E I primi messaggi li mandiamo così, poi c'è la parte mail, oppure magari vengono a cena, io lo diciamo in anteprima. E sono cresciuti tantissimo nell'ultimo anno, grazie a, prima ai percorsi di Vini, che comunque hanno fidelizzato quella parte di clienti che erano interessati al vino, e poi con l'Academy. Con l'Academy abbiamo proprio creato un bel... Un bel gruppo sì, che ci segue. E da lì poi ovviamente iniziano a seguirti anche su quello che è il nuovo menu. Quindi adesso che siamo partiti con il nuovo menu, stanno venendo tutti a provare il, il nuovo menu. Ogni quanto lo cambiate? Tre quattro volte l'anno. Secondo ah, della la stagionalità sì, anche la, la carta viene un po' meno, però sì, comunque tre. Mi da fare insomma. Sì, non ci si annoia mai. Allora sul discorso del Salotto Buono, proprio su consiglio di, di Anna Chiara e di Francesca, abbiamo organizzato un evento annuale per i soli clienti VIP, eh, che stiamo già cominciando in maniera informale a, a divulgare, che sarà una serata sempre di percorsi di vini, avremo in degustazione la cantina poi a Alessandri e andremo a bere vecchie annate sia dei loro bianchi sia dei loro rossi e sia del loro vino fortificato. E, e questo è una chicca che vogliamo dedicare a loro, insomma, a quelli che ci seguono di più e che, e che ci fanno felici, diciamo. È il momento migliore per valorizzare quei clienti, sia dal punto di vista economico eh? che dal punto di vista proprio personale, esatto. comunque di, di rapporto che avete con loro, della relazione che nutrite con loro. Per cui complimenti. Sì, assolutamente. Eh, sì. Bravi ragazzi, progetti futuri? Cosa volli in pentola? Progetti futuri? Tanti. Tempo di realizzarli. Cerchiamo di trovarlo, esatto. No, però come dicevamo prima, vorremmo strutturare ancora meglio l'Academy sicuramente vogliamo rafforzare la parte di e-commerce e di vendita dei nostri prodotti. Questo Natale ci ha dato molte soddisfazioni, sia con la vendita dei panettoni. Mi dicevi 250, 250 panettoni. panettoni. Siamo contentissimi, perché non siamo una pasticceria, siamo un ristorante, quindi sì. è una piccola nicchia del nostro, del nostro no, business. 250 non è un numero piccolo. No, più no infatti siamo stati molto, molto contenti. Li abbiamo spediti in tutta Italia, quindi, insomma, dai, è stato un buon Natale. Abbiamo fatto nascere, proprio prima di Natale, i Baba Drink. Uno dei nostri dolci firma è il babà. Abbiamo pensato di metterlo in vaso cottura e eh, andare a fare la bagna con i nostri cocktail. Sono cocktail personalizzati e unici che, trovate, che trovano solo al Girone dei Golosi. E ci abbiamo fatto questo dolce fighissimo, bravi! <ride> ottimo. E quindi diciamo si prospetta un futuro roseo. Speriamo, dai, speriamo. Bravo. Diciamo Spero ci di... lavoriamo, ci lavoriamo. Spero di non avervela guffata. No, perché... no, però oggettivamente <ride> i dati insomma, ci incoraggiano. Sono incoraggianti, sì, assolutamente bene. Bravi. Grazie. grazie e in bocca al lupo. Crepi, grazie.